Bentornati fratelli e sorelle, oggi 11 luglio ricordiamo San Benedetto. Ascoltiamo. San Benedetto nacque a Norcia, in Umbria, dalla nobile famiglia Nicia nel 480. Si ritirò presto dal mondo, prendendo dimora nello Speco di Subiaco, ove rimase per 3 anni nascosto e ignoto a tutti, conducendo una vita penitente e angelica. Essendosi sparsa la fama della sua santità, alcuni monaci si posero sotto la sua guida sapiente ed illuminata. Si trasferì a Montecassino, ove, abbattuta la statua di Apollo, fondò il celebre monastero da cui partirono i primi apostoli benedettini. Qui creò la sua nota regola, nella quale si organizzava nei minimi particolari la vita dei monaci, nel segno del motto Ora et Labora, prega e lavora. San Benedetto fu dotato da Dio del dono della profezia. Predisse la propria morte. 6 giorni prima si fece aprire il sepolcro. Il 6° giorno, portatosi in chiesa a ricevervi l'Eucarestia, spirò tra le braccia dei suoi monaci. La sua anima fu vista salire al cielo su un fulgore di luci, mentre un uomo diceva: "Questa è la via per cui Benedetto ascende al cielo". Aveva oltre 60 anni. San Benedetto è un santo molto molto celebre, se solo pensiamo al suo detto che fa parte della sua regola e che tutti quanti sanno, che è quello di ora et labora, ossia prega e lavora. Questa nuova sensibilità anche alla gestione di un equilibrio tra il tempo per il lavoro e il tempo per la preghiera. Io voglio ricordare questo episodio che è un po' triste perché vedendo le sue grandi qualità, proprio gli altri monaci lo scelsero come superiore, ma dopo un po', visto che era particolarmente severo, ma io direi esigente, volevano ucciderlo, se ne volevano liberare. Tant'è che poi miracolosamente lui si salva perché sognò questo bicchiere avvelenato e lui comunque riuscì a salvarsi. Ma pensiamo proprio a questo, a quante volte noi magari abbiamo la sana intuizione che qualcuno può essere la nostra guida, però poi quando ci viene a costare qualcosa diventiamo tutti un po' ribelli e anzi non vogliamo più che questa persona si prenda cura di noi. Ma questo succede anche con gli insegnanti, succede anche con i genitori, succede anche con i datori di lavoro. A un certo punto persone che ci danno un'opportunità, appena ci chiedono qualcosa di scomodo, diventano dei nostri nemici. Allora vogliamo, tramite l'intercessione di San Benedetto, proprio ritornare a un nostro equilibrio, cercando di capire che non sempre quello che ci fa bene è quello che ci è comodo. E magari una persona che è un po' severa nella nostra vita ci sta indicando una strada che in realtà ci farà molto molto bene. Proprio per questo ci affidiamo all'intercessione di San Benedetto e gli chiediamo: prega per noi.